È un dragaggio del canale e della Darsena ed è un intervento che si aspettava da molto tempo. Con il sindaco, l'autorità marittima, da tempo che stiamo portando avanti questa iniziativa, che ha visto diversi enti coinvolti, oltre le persone qui presenti, anche la regione Lazio in particolare, l'ARPA, l'ISPRA, eccetera. Posso già dirvi oggi, perché abbiamo avuto assicurazioni in questo senso da parte della ditta che è stata prescelta, che le operazioni si dovrebbero terminare intorno all'8 agosto, in modo tale che il sindaco è contento che il 15 agosto, quando ci sarà la celebrazione, avremo già il canale finalmente navigabile come deve esserlo. Conseguenze positive, diciamo, già sono state dette dal Presidente dell'autorità portuale e dal Comandante della Capitaneria di Porto. Quindi su questo mi pare evidente che la nautica di Porto e i pescherecci, soprattutto i pescherecci, diciamo che hanno una certa stazza, possono navigare in sicurezza. Qualche problema c'è stato fino al punto di dover fare degli interventi parziali di livellamento del sottofondo, del fondo, proprio per permettere la navigazione. Finalmente adesso, dopo un bel po' di tempo, c'è un intervento invece pesante, un intervento risolutivo. In Italia il problema principale è l'insabbiamento dei porti. Il dragaggio è la linfa vitale dei porti, perché con il dragaggio si ripristinano i fondali e si muove tutto quello che è collegato al porto, cioè la vita del porto, sia dal punto di vista turistico, quindi il diporto, ma anche dal punto di vista dei servizi di istituto, piloti, rimorchiatori, ormeggiatori, pescherecci. E oggi ci troviamo di fronte ad un risultato virtuoso. L'autorità portuale, l'amministrazione civica di Fiumicino, la capitaneria di Porto, in un rapporto di sinergia, hanno chiuso e hanno permesso di realizzare questo dragaggio.